Questo è certamente il punto, il cuore un po' di Casa Beltrame Quattro Occhi, perché qui avvenivano spesso gli incontri con persone che come loro si dedicavano al mondo e in virtù di una fede profonda, attenta e anche di servizio. In questo punto abbiamo i due beati, Luigi e Maria, e poi abbiamo i quattro figli, che ricordo due consacrati sacerdoti, una suora, e Enrichetta, l'ultima a raggiungere i genitori, che praticamente era consacrata laica e ha vissuto un po' in qualche modo la continuità di tutto quello che i genitori avevano fatto, continuando un po' la loro opera. Credo che sia molto significativo che tutti e quattro i figli si siano consacrati completamente, hanno vissuto proprio la realizzazione dei due genitori in maniera spontanea e con molta semplicità, attenti alle cose più elementari, però con la profondità del concetto della fede e del mistero. Qui c'è la cappellina, questo era il punto continuo in cui si alimentava la loro spiritualità, la loro dedizione, i loro impegni. Negli incontri anche intellettuali, questo era il punto clou, era il punto della preghiera da cui partiva tutto il resto. Questo è il punto in cui più volte io ho incontrato Enrichetta e in cui in colloqui che duravano 20-25 minuti lei esprimeva con spontaneità, in maniera molto diretta, la sua partecipazione alla vita come chiesa. Aveva una dimensione fortemente umana e, come dire, lei ha vissuto in una famiglia simbolo. E lo viveva nel cuore, ma non lo esprimeva mai, cioè lei non aveva bisogno di una cornice, testimoniava quello che aveva vissuto e nel cuore sentiva. Ecco, questo credo che sia una dimensione estremamente importante.